positivo il primo bilancio di attività della stagione estiva 2018 dell'associazione Incoming Fano, che da diversi anni cura il servizio di salvataggio delle spiagge libere del litorale fanese attraverso un incarico triennale assegnatogli tramite un bando pubblico dall'amministrazione comunale di Fano. 6 le postazioni in tutto delle torrette dislocate nelle concessioni balneari di appartenenza lungo la costa da Fosso Seiore a Ponte Sasso. Soddisfatto il presidente dell'associazione Pedini, quali ha ribadito l'ottimo impegno dei diversi bagnini preposti nella gestione del servizio, oltre al contributo fondamentale che lega da anni l'associazione all'amministrazione comunale. C'è stata una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione, perché innanzitutto dalle 4 torrette precedenti che erano presenti su tutto il litorale siamo passate 6, quindi un servizio maggiore per i bagnanti ma anche per i nostri turisti. La stagione per il 2018, se tutto va bene, ormai sono rimasti pochi giorni, diciamo che si è conclusa abbastanza bene, pensiamo di fare adesso un confronto con l'amministrazione per migliorare ancora maggiormente il servizio per i prossimi anni. 14 bagnini regolarmente muniti di brevetto che durante il corso della stagione sono intervenuti in diverse occasioni, dalla ricerca di bambini in spiaggia al salvataggio di persone in mare in difficoltà, nel quale sono stati installati anche alcuni asili di primo soccorso, fino alle segnalazioni di abusi alle autorità competenti. Sì, abbiamo fatto numerosi salvataggi, chiaramente alcuno più complicato, alcuno meno complicato, non ci sono stati decessi e questa è la cosa più bella che possiamo portare a casa dopo questa stagione. I ragazzi chiaramente in spiaggia libera si ritrovano davanti a uno scenario abbastanza particolare, abbastanza complesso su cui dover lavorare, ma siamo ben felici di aver portato a casa una bella stagione, complicata, densa di lavoro, ma comunque una bella stagione.